Altana, Marina Salomon, abbiamo sentito molte cose, ma prima di tutto, per chi nasce nel mondo delle imprese, respira imprese fin da giovane, eccetera, trovarsi con una avventura di successo, una nuova avventura di successo, e trovarsi però anche di fronte a degli imperativi. Bisogna crescere di dimensioni, se si vuole. Cos'è che bisogna fare? Qual è il rischio che bisogna evitare? Io credo che rispetto al mio vecchio modo di lavorare e a quello che ho imparato negli ultimi anni, il punto fondamentale non è più fare i padroncini. Quindi non è più controllare il 100% delle aziende e neppure il 51%. È aprire ad accordi, a fusioni, ad acquisizioni anche di minoranze, a tante storie nuove che in Italia non sono state apprezzate nel passato. E credo nascesse tutto da un nostro atteggiamento di conservare la nostra cuccia calda ed accogliente. Ma lo dici, perché sei entrata in un nuovo settore che ha questi diversi comandamenti, o è un discorso che si fa più in generale? E se è un discorso più in generale, più specificamente il settore della moda e del lusso, quali imperativi diversi propone, impone? No, io ho continuato a lavorare solo nell'abbigliamento per quasi tutta la vita, fino a che non ho imparato a farmi da parte, dare spazio a una donna che è più brava di me nel governo di questa azienda, ed è Barbara Donadoni. Lì mi sono messa in discussione e sono nati nuovi progetti, e lavorando nella finanza, nell'energia, nelle ricerche, ho imparato che il mondo non è strettamente come lo vedevamo noi, cioè prodotto al centro, come dire, leadership nostra a tutti i costi, persone intorno, manager ma non troppo, no, non più. Allora, prodotto, in brevissimi flash, prodotto non più al centro, quindi? Prodotto ancora molto, ma brand oltre e prima che esso. E la centralità nel manager che vantaggi dà alla proprietà, diciamo? Dà il fatto di poter essere messi in discussione e costruire un futuro che non passa dalla nostra persona fisica. Anche una visuale diversa? Assolutamente sì, e non dobbiamo averne paura. Cucinelli, diversa la situazione. Quando uno vende un marchio che è il proprio nome e cognome, certo, da un certo punto di vista è un marchio limitato, però da un altro punto di vista si ha la possibilità di onnipotenza. Però quando si sta in un settore di lusso sicuramente, soggetto certo a una forsennata concorrenza, ma anche alle mancate intemperie, no? Alla clemenza, all'inclemente clemenza del tempo, cioè, si hanno quindi due parametri completamente diversi, no? Necessità e gusto alto. Come si fa a tentare di crescere senza che questo sia un azzardo? Io credo che si possa fare investendo nell'uomo. Io avevo, alla fine, due parole: il sogno della mia vita era di rendere il lavoro dell'uomo più umano. Perché dico questo? Perché alla base ci deve essere l'uomo. Adesso noi, per lavorare ed essere moderni, perché questo è il segreto, dobbiamo essere moderni, geniali, creativi, innovativi, dobbiamo avere ragazzi giovani che vengono all'impresa, chiaramente uomini o donne, che hanno 25-27 anni. Che cosa possiamo raccontare noi a un giovane che sa tutto? Dobbiamo essere veri, forti, creativi. Allora, per aver questo, dobbiamo investire nell'uomo. Così forse, spero... Quanti dipendenti ha? Abbiamo 500 dipendenti interni, che nessuno marca il cartellino, tutti hanno la chiave, ma le regole sono benedettine come sono io, perché io sono chiaramente un benedettino. È un benedettino? Sì, le regole di Benedetto erano abbastanza dure e rigorose, ma nitide e chiare. Anche il Kashmir umanista abbiamo scoperto. Ma questa... non lo so, non lo so se è così. Ma se io non riesco a coinvolgere giovani a venire a fare lavoro con le mani, la mia azienda chiude. E una cosa importante, con questi soldi si possono anche creare delle condizioni di lavoro migliori, si può creare condizioni di lavoro dove quel qualcuno che è costretto a prendere 930 euro si possa sentire in qualche maniera migliore, possa sentire, è importante, si possa sentire operaio specializzato. Si è parlato tanto di marchi questa mattina, come in tutte le edizioni precedenti. Per uno che si chiama Marchi, immagino sia un invito a nozze. Ho tentato invano di chiedergli che diavolo voleva dire all'origine Liu Zhou. Ho tentato anche di
solleticarlo con la citazione di un incontro che avevo avuto con il fondatore di Palzileri, a cui avevo chiesto ma cosa vuol dire Palzileri? Beh, era un bel palazzo che c'avevo davanti, Palazzo Zileri, e c'era la scritta, l'indicazione Pal.Zileri, e da quello ho preso, per dire come i nomi poi anche di successo lui mi ha detto possiamo inventarci che c'aveva una fidanzata che si chiamava Liu e io mi facevo chiamare Joe. Non è vero, purtroppo no. Era solo che suonava bene, no? Suonava come bene. Todds, questi nomi, chissà cos'è, però... Portano fortuna. Portano sicuramente ha portato fortuna, anche se vuol dire morte in tedesco. Però i problemi, il crocevia della crescita, della borsa, dell'allargamento, del salire verso l'alto, verso la gamma più alta. Come lo vive un'azienda come la vostra? Ma noi siamo assolutamente d'accordo che il valore aggiunto che noi siamo riusciti a creare all'interno di un distretto produttivo come quello di Carpi sia un elemento di grande forza. Io credo che l'Italia in generale sia una zona dove esistono talenti veri di creatività, e credo che su questa creatività noi abbiamo costruito un bellissimo sogno che ha questi numeri e non è nient'altro che sicuramente la lungimiranza di un imprenditore, ma anche la grande forza di chi comunque collabora con lui. Quando si parlava degli EBITDA, lei rideva perché diceva io vado verso il 30, no? Mi scusi, non ho capito. No, dico, quando si parlava di numeri, di guadagni, eccetera, lei dice dilettanti la gran parte degli altri emergenti. Beh, diciamo che sicuramente il conto economico è la cartina di tornasole di una buona attività. Noi siamo estremamente gelosi del fatto che un buon progetto debba necessariamente portare anche utili, questo è un fatto. Le devo dire che secondo me l'ingresso in borsa è assolutamente vincolato a una strategia. Ecco, io credo questo, no? Cioè, occorre avere una strategia. Se uno ha dei progetti importanti, ha necessità di affrontare dei passaggi che necessariamente hanno bisogno di finanze, allora questo è un passaggio che io condivido e sul quale io in questo momento non mi sento assolutamente di essere estraneo. Certo, credo che la libertà di fare con i mezzi propri sia una libertà assolutamente importante, però soprattutto per un settore dinamico come il nostro. Il marchio Morellato è un marchio, prima ne abbiamo parlato per scherzo, però è un marchio forte, consolidato, storico, che insomma aveva però bisogno e necessità di stare dinamicamente sul mercato. L'acquisizione di Sector è stata una mossa che probabilmente, io penso, nel futuro sarà studiata perché è coraggiosa e probabilmente subito premiata. È stata fatta nell'ambito di una strategia o come un'occasione presa al volo e che comunque sarà diventata una strategia? E verso cosa ancora? Ma guardi, io potrei rispondere rimandando alla relazione del dottor Panbianco di prima, perché... La nostra Bibbia in qualche modo. La nostra Bibbia, ma io... Non per l'età patriarcale di Panbianco. Ascoltandolo mi dicevo, ma in fondo, dico, come sei stato banale, hai fatto grosso modo, hai cercato di fare grosso modo quanto ci descriveva. Innovazione di prodotto, grandi investimenti sulla marca... diversificazione sfruttando le sinergie, quindi dal gioiello all'orologio. Era un progetto non tanto Sector, ma l'integrazione tra il gioiello e l'orologio era un progetto che stavamo perseguendo da oltre un anno, tant'è che avevamo già iniziato a lanciare anche l'orologio a brand Morellato. Certo, Sector è stata un'opportunità, ma era coerente con questo disegno. Non voglio dire che tutto era prestabilito, voglio dire che però avevamo questa visione, questo progetto, chiamiamolo sogno. Ecco. Possiamo dire che si è presentata l'occasione, ma voi sapevate già che di fronte a una simile occasione bisognava agire e prenderla al volo. Sì, La diciamo in questi termini. È così, e ci credevamo e ci crediamo, perché credo, ecco, io devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso dopo operazioni come Sector, situazione difficile ma con dei brand di un valore enorme, ancora di più dopo la recente acquisizione di Deep, la cosa che più mi ha sorpreso è ascoltare colleghi del settore che mi dicevano quanto sei stato coraggioso. Ma perché coraggioso? Il nostro mestiere, se uno non ha questo coraggio, cambi mestiere. È come dire a un pilota di Formula 1 come sei stato coraggioso. Sì, a fare le curve, ti pagano per quello, vero? Mica... E con la finanza, dopo un'acquisizione, come ci si pone? Io su questo non condivido le cose che diceva prima Marchi, ma non al 100%. Cioè io sono
convinto che la prospettiva dei mercati finanziari sia una prospettiva che ha un valore anche in sé. Vede, noi oggi siamo diventati, nell'arco di pochi anni, siamo triplicati in 3 anni, siamo diventati il primo gruppo italiano al nostro settore, ma in realtà siamo ancora drammaticamente piccoli. La crescita deve rappresentare un'ossessione per tutte le aziende del nostro settore. Ecco, io credo che la borsa possa servire anche a questo. Non è indispensabile, in questo condivido l'opinione di Marchi, però credo che dia disciplina, rigore, anche controllo. Ecco, io credo che l'imprenditore non dovrebbe avere paura del controllo, in qualche maniera dovrebbe anche cercare. Palmieri, allora, 20 anni dopo la nascita, Pquadro va in borsa, d'altronde facendo anche borsa era giusto, era quasi nel destino aziendale. Però ecco, entrare nel settore Expandi, si è ritrovato nei racconti e nei consigli che dava Panbianco poc'anzi nella sua relazione, e anche in, come dire, nei consigli dietetici aziendali che faceva adesso chi l'ha preceduta? No, è assolutamente così. I mercati finanziari gestiti dall'imprenditore vanno cavalcati, a mio parere. Cioè, il problema è quando l'imprenditore si fa condizionare dai mercati finanziari. Ma se l'imprenditore ha una sufficiente forza nelle sue idee e dalle sue idee escono dei risultati, riesce, non dico a dominarli, ma comunque a utilizzare la finanza come uno strumento a pro suo. Diventare pubblico, in termini di gruppo, di società, ti espone agli occhi di tutti. E quindi hai un continuo benchmark con qualcun altro. Cioè l'analista, alla fine, si pone lì davanti a te, ti stressa di domande, dice anche tante cose che io non condivido, ma ogni tanto una giusta che mi fa riflettere me la dice. Per cui io torno a casa in macchina e penso, però se tutti hanno fatto così, oppure se questo metto questa cosa non sarà il percepito comune, andiamo a vedere meglio. Quindi assolutamente avere un benchmark continuo col mercato, a mio parere, è un vantaggio competitivo. Questo non c'è dubbio. Poi, perché una società piccola come la nostra va in borsa, in realtà la borsa, non l'idea, ma comunque il presupposto della borsa è nato 5-6 anni fa. Noi eravamo una società che produceva in conto terzi. Nel 98-99 abbiamo tirato fuori il marchio Pquadro, abbiamo provato a promuoverlo, abbiamo inventato un immaginario e ci abbiamo lavorato. In quel momento avevamo bisogno di capitali, quindi non è stata una scelta, a dire la verità. Non avevamo soldi a sufficienza. Un percorso obbligato. Esatto. Sono arrivati i fondi private equity e gli abbiamo dato un pezzo dell'azienda in cambio di denari per portare avanti un progetto che avevamo. La borsa era una way out naturale. L'abbiamo colta, i numeri dell'azienda c'erano, pur essendo molto piccola, però la qualità dell'azienda c'era, gli analisti hanno preso atto che si poteva continuare a crescere a ritmi importanti e siamo riusciti a collocare l'azienda. Allora, Yamamaya ha 6 anni di vita. 6 anni. Settembre 2001. Voi, altro che, si diceva Panbianco di correre, voi avete esagerato, siete dei 100 metristi. Ma diciamo, non come è naturale e logico pensare, nulla si improvvisa, cioè noi... Certo. Noi, parlo come famiglia, abbiamo messo a punto negli anni un progetto che abbiamo poi riversato su diversi marchi. Questa, la storia di Yamamaya ci lega alla famiglia Garda di Samarate, noi siamo napoletani come famiglia, quindi c'è stata questa unione dell'iniziativa nel terziario avanzato di noi meridionali con l'esperienza industriale della famiglia Garda, che produceva già Intimo da qualche generazione. Senta, un vostro punto di forza, sicuramente pianificato già appunto in quel fatidico 2001, è una rete molto ampia, molto molto capillare del ritorno. Sì, siamo a 460 negozi e saranno 480 per più o meno. Alla fine della tavola rotonda. Sono Ma mentre parliamo, certamente ce n'è qualcuno in apertura. Abbiamo avuto le punte anche di 5 aperture nello stesso giorno. Questo è importante, ma oneroso, se mi posso permettere. Sì, ma il nostro obiettivo fin dallo start-up è stato quello di creare ricchezza non solo per l'azienda, ma anche per i nostri affiliati. Perché il meccanismo del franchising non gira se non c'è una sufficiente distribuzione di ricchezza tra chi lo organizza e chi lavora a valle. E la dimensione internazionale, l'estero e il mercato internazionale? Il mercato è quella la grande sfida. Io dico che fino adesso ci siamo un po'
tra virgolette, divertiti, è stata l'ora del dilettante. Adesso, dall'anno prossimo, deve iniziare per noi un percorso virtuoso completamente diverso e lì ci cimenteremo e lì verificheremo se siamo veramente bravi o siamo dei provincialotti da tenere. Beh, ormai la provincia si è fatta larga intanto. Ma la provincia è questa. Poi quando dice dobbiamo cambiare del tutto e diventare virtuosi, apre uno spaccato su quello che avete fatto finora. Il progetto è quello poi di fare cassa in borsa in questo cassetto e di investire sui mercati internazionali. Cioè vuole andare in borsa con un marchio che chiama mai più? È più Carpisa che il nostro Carpisa, altro marchio che cresce parallelamente, non a caso nato nel 2001 con circa 450 negozi al momento, lo stesso fatturato, lo stesso EBITDA, chissà perché. Vabbè, una storia, per ora è una storia perfetta, simmetrica, geometrica. Sì. Adesso però ripeto. Cioè lei e Bin Laden siete gli unici che nel 2001 avete fatto il colpaccio. Io le auguro maggiori successi di lui. Vabbè, io avevo alle spalle altri i primi 400 negozi con il marchio Original Marines, da cui sono completamente fuori da 5 anni, però è stato quello lo start-up per il franchise. Mi pare che lei ha molto le idee chiare. Pan Bianco, abbiamo sentito storie tante diverse, però accomunate poi, secondo me, da una dimensione nuova, un'attenzione. Non c'è più nessuno, neanche quello che sembra il più romantico, che è Cucinelli, nessuno sfugge a una serie di parametri che forse fino a qualche anno fa non erano affatto scontati in questo settore, no? Sì, direi che nel passato c'era un mercato che cresceva, la domanda che cresceva, c'era una produzione che seguiva e chiaramente oggi i rapporti sono cambiati, il consumatore, abbiamo detto, è più esigente, quindi richiede cose innovative e le aziende credo che dovrebbero venire incontro a questa necessità. Qui troviamo un gruppo di aziende giovanissime, aziende che se vogliamo hanno capito determinate cose, vivono molto sul mercato e si sono mossi in questa direzione. Io credo che bisognerebbe magari che ciascun imprenditore faccia anche il calcolo di quanti giorni passa in azienda e quanti giorni passa fuori, perché le idee vengono anche in azienda, però molte volte in azienda si girano le stesse idee, mentre le idee vengono da fuori, gli stimoli vengono da fuori, quindi credo che uno dovrebbe proprio, cioè prima doveva star dentro perché doveva curare la produzione, adesso lo sviluppo del dentro è in funzione delle idee che uno ha fuori, che quindi deve andare lui a raccogliere, quindi credo che ci sia la necessità da parte degli imprenditori di cambiare questo tipo di approccio all'azienda, no? La giornata di oggi la riteniamo dentro o fuori rispetto all'azienda? Oggi è fuori. È show off, è oggi fuori. Non solo è fuori, ma anche in terreni fertili, perché siamo nell'ambito della borsa, per cui... Infatti prima quando ho presentato le slide, no? L'ho presentata velocemente, non so se magari è sfuggito, ho scritto borsa... Rivediamole tutte, un attimo. C'era borsa, tra parentesi, richiede progetti di sviluppo, obbliga a fare progetti di sviluppo, private equity obbliga a fare progetti di sviluppo. Cioè io credo che uno deve pensare proprio a fare dei progetti di sviluppo e questo direi va fatto prendendo spunto anche da quello che vede fuori. Marina, avendo iniziato con abbiamo sentito tante storie diverse. Se volessi dire, ecco, quella è la storia con cui più combacia la mia esperienza, o la vorrei più far combaciare, sapendo che uno con uno di loro lavora insieme, quindi non vale. No, è dura perché voglio dire, qua ci sono degli amici, insomma. No, pezzi di tutte le storie. Forse io vorrei assomigliare di più a Massimo Carraro, nel senso che è sempre un tempo per rimettersi in discussione e non c'è un problema né anagrafico né dimensionale, è un problema di scelte. Ma cosa hai portato dentro l'azienda del fuori, di tutte le esperienze del fuori? Per esempio io ho fatto un'infinita fatica a fare sia l'associazionismo, le cose benefiche, la politica... tutto quanto, ho fatto un'infinita fatica perché non comandavo io e di natura mi era più semplice decidere che mettermi in discussione, ma accidenti se ho imparato a lavorare in modo nuovo, cioè ho portato a casa un orizzonte di pensiero diverso dal nostro, che non vuol dire che mi piaccia l'orizzonte politico, vuol dire però che la realtà è composita e non è fatta di dogmi, no? In questo io ringrazio Pan Bianco di essere stato così moderno in assoluto,
nella sua essenzialità di stamattina, e cioè siamo quelli, noi dell'abbigliamento, del lusso, di quello che volete, che devono... Altana, Marina Salomon, abbiamo sentito molte cose, ma prima di tutto, per chi nasce nel mondo delle imprese, respira imprese fin da giovane, eccetera, trovarsi con una avventura di successo, una nuova avventura di successo, e trovarsi però anche di fronte a degli imperativi. Bisogna crescere di dimensioni, se si vuole. Cos'è che bisogna fare? Qual è il rischio che bisogna evitare? Io credo che, rispetto al mio vecchio modo di lavorare, a quello che ho imparato negli ultimi anni, il punto fondamentale non è più fare i padroncini. Quindi non è più controllare il 100% delle aziende e neppure il 51%. È aprire ad accordi, a fusioni, ad acquisizioni anche di minoranze, a tante storie nuove che in Italia non sono state apprezzate nel passato. E credo nascesse tutto da un nostro atteggiamento di conservare la nostra cuccia calda ed accogliente. Ma lo dici, perché sei entrata in un nuovo settore che ha questi diversi comandamenti, o è un discorso che si fa più in generale? E se è un discorso più in generale, più specificamente, il settore della moda e del lusso, quali imperativi diversi propone, impone? Però io ho continuato a lavorare solo nell'abbigliamento per quasi tutta la vita, fino a che non ho imparato a farmi da parte, dare spazio a una donna che è più brava di me nel governo di questa azienda, ed è Barbara Donadon. Lì mi sono messa in discussione. Altana, Marina Salomon, abbiamo sentito molte cose, ma prima di tutto, per chi nasce nel mondo delle imprese, respira imprese fin da giovane, eccetera, trovarsi con una avventura di successo, una nuova avventura di successo, e trovarsi però anche di fronte a degli imperativi. Bisogna crescere di dimensioni, se si vuole. Cos'è che bisogna fare? Qual è il rischio che bisogna evitare? Io credo che, rispetto al mio vecchio modo di lavorare, a quello che ho imparato negli ultimi anni, il punto fondamentale non è più fare i padroncini. Quindi non è più controllare il 100% delle aziende e neppure il 51%. È aprire ad accordi, a fusioni, ad acquisizioni anche di minoranze, a tante storie nuove che in Italia non sono state apprezzate nel passato. E credo nascesse tutto da un nostro atteggiamento di conservare la nostra cuccia calda ed accogliente. Ma lo dici, perché sei entrata in un nuovo settore che ha questi diversi comandamenti, o è un discorso che si fa più in generale? E se è un discorso più in generale, più specificamente, il settore della moda e del lusso, quali imperativi diversi propone, impone? Però io ho continuato a lavorare solo nell'abbigliamento per quasi tutta la vita, fino a che non ho imparato a farmi da parte, dare spazio a una donna che è più brava di me nel governo di questa azienda, ed è Barbara Donadon. Lì mi sono messa in discussione e sono nati nuovi progetti, e lavorando nella finanza, nell'energia, nelle ricerche, ho imparato che il mondo non è strettamente come lo vedevamo noi, cioè prodotto al centro, come dire, leadership nostra a tutti i costi, persone intorno, manager ma non troppo, no, non più. Allora, prodotto, in brevissimi flash, prodotto non più al centro, quindi? Prodotto ancora molto, ma brand oltre e prima che esso. E la centralità nel manager che vantaggi dà alla proprietà, diciamo? Dà il fatto di poter essere messi in discussione e costruire un futuro che non passa dalla nostra persona fisica. Anche una visuale diversa? Assolutamente sì, e non dobbiamo averne paura. Cucinelli, diversa la situazione. Quando uno vende un marchio che è il proprio nome e cognome, certo, da un certo punto di vista è un marchio limitato, però da un altro punto di vista si ha la possibilità di onnipotenza. Però quando si sta in un settore di lusso sicuramente, soggetto certo a una forsennata concorrenza, ma anche alle
alle mancate intemperie, no? Alla clemenza, all'inclemente clemenza del tempo. Cioè, si hanno quindi due parametri completamente diversi, no? Necessità e gusto alto. Come si fa a tentare di crescere senza che questo sia un azzardo? Io credo che si possa fare investendo nell'uomo. Io avevo, alla fine, in due parole, il sogno della mia vita era di rendere il lavoro dell'uomo più umano. Perché dico questo? Perché alla base ci deve essere l'uomo. Adesso noi, per lavorare ed essere moderni, perché questo è il segreto, dobbiamo essere moderni, geniali, creativi, innovativi, dobbiamo avere ragazzi giovani. Ragazzi giovani che vengono all'impresa, chiaramente uomini o donne, che hanno 25-27 anni. Che cosa possiamo raccontare noi a un giovane che sa tutto? Dobbiamo essere veri, forti, creativi. Allora per aver questo dobbiamo investire nell'uomo. Così forse spero... Quanti dipendenti ha? Abbiamo 500 dipendenti interni, che nessuno marca il cartellino, tutti hanno la chiave, ma le regole sono benedettine come sono io, perché io sono chiaramente un benedettino. È un benedettino? Sì, le regole di Benedetto erano abbastanza dure e rigorose, ma nitide e chiare. Anche il Kashmir umanista abbiamo scoperto. Ma questa... non lo so, non lo so se è così. Ma se io non riesco a coinvolgere giovani a venire a fare lavoro con le mani, la mia azienda chiude. E una cosa importante, con questi soldi si possono anche creare delle condizioni di lavoro migliori, si può creare condizioni di lavoro dove quel qualcuno che è costretto a prendere 930 euro si possa sentire in qualche maniera migliore, possa sentire importante, si possa sentire operaio specializzato. Si è parlato tanto di marchi questa mattina, come in tutte le edizioni precedenti. Per uno che si chiama Marchi, immagino sia un invito a nozze. Ho tentato invano di chiedergli che diavolo voleva dire all'origine Liu Zhou. Ho tentato anche di solleticarlo con la citazione di un incontro che avevo avuto con il fondatore di Palzileri, a cui avevo chiesto ma cosa vuol dire Palzileri? Beh, era un bel palazzo che c'avevo davanti, Palazzo Zileri, e c'era la scritta, l'indicazione Pal.Zileri, e da quello ho preso, per dire come i nomi poi anche di successo lui mi ha detto possiamo inventarci che c'aveva una fidanzata che si chiamava Liu e io mi facevo chiamare Joe. Non è vero, purtroppo no. Era solo che suonava bene, no? Suonava come bene. Tods, questi nomi, chissà cos'è, però... Portano fortuna. Portano sicuramente abbiamo dato fortuna, anche se vuol dire morte in tedesco. Però i problemi, il crocevia della crescita, della borsa, dell'allargamento, del salire verso l'alto, verso la gamma più alta, come lo vive un'azienda come la vostra? Ma noi siamo assolutamente d'accordo che il valore aggiunto che noi siamo riusciti a creare all'interno di un distretto produttivo come quello di Carpi sia un elemento di grande forza. E io credo che l'Italia in generale sia una zona dove esistono talenti veri, di creatività, e credo che su questa creatività noi abbiamo costruito un bellissimo sogno che ha questi numeri e non è nient'altro che sicuramente la lungimiranza di un imprenditore, ma anche la grande forza di chi comunque collabora con lui. Quando si parlava degli EBITDA, lei rideva perché diceva io vado verso il 30, no? Mi scusi, non ho capito. No, dico, quando si parlava di numeri, di guadagni, eccetera, lei dice dilettanti la gran parte degli altri emergenti. Beh, diciamo che sicuramente il conto economico è la cartina di tornasole di una buona attività. Noi siamo estremamente gelosi del fatto che un buon progetto debba necessariamente portare anche utili, questo è un fatto. Le devo dire che secondo me l'ingresso in borsa è assolutamente vincolato a una strategia. Ecco, io credo questo, no? Cioè, occorre avere una strategia. Se uno ha dei progetti importanti, ha necessità di affrontare dei passaggi che necessariamente hanno bisogno di finanze, allora questo è un passaggio che io condivido e sul quale io in questo momento non mi sento assolutamente di essere estraneo. Certo, credo che la libertà di fare con i mezzi propri sia una libertà assolutamente importante, però soprattutto per un settore dinamico come il nostro. Il marchio Morellato è un marchio, prima ne abbiamo parlato per scherzo, però è un marchio forte, consolidato, storico, che insomma aveva però bisogno e necessità di stare dinamicamente sul mercato.